Permettete, signora, posso essere il vostro amante. Cessate di farmi piangere e darmi dispiacer. Ferito come una lepre, colpita e sanguinante, abbassate il ponte, entrerò nel vostro castello. Carissimo Bernardino. Carissimo Tano. Mi rispettosissimo Maggio. Sono tantissimi, ma dimmi. Dite. Dico, che fai qui? Canto. Canti? Sì, canto. Che canti? Oh, bella, una canzone canto. E perché canti? Perché mi piace. Ah, ti piace cantare? Sì. E allora? E allora canto. E si può sapere perché ti piace cantare giusto qua? Presto detto. Dimmi presto. Avete presente il festino che si tiene il 6 giugno in piazza? No. E io a quello devo partecipare. E che c'entro io con questa storia? Quale storia? Il festino, il 6 giugno, la piazza. Avete tempo? No. E allora mi fareste il favore di starmi a sentire? Starà a sentire cosa? La canzone. Ah, ti ho appena detto che non ho tempo? No. Voi avete detto che non avete molto tempo, io invece ve ne chiedo pochissimo e quindi... E non è possibile. Oh, ma insomma, che mi costa? Mi costa o premura. Sarò rapidissimo, o non più di un'ora. Un'ora? Sì, è una canzone da niente, piccola piccola. Non dire corbellerie, lasciami andare. Ma dov'è che andate così di fretta? Non ti riguarda. Ma bell'amico che siete. Chi ti ha detto che sono tuo amico? E comunque, io di musica non me ne intendo, e dunque... E che vuol dire? Un uomo di mondo come voi sa giudicare, sa capire se stono o non stono. Mi lascia andare sì o no? Facciamo mezz'ora? Nemmeno un minuto! Bernardino, per me è una questione di vita o di morte! No, per me è una questione di vita o di morte! Che c'entrate voi? Il problema è mio. No, è mio! In che senso? Nel senso che zia Peppina, la mia cara zietta Peppina, sta male, malissimo, praticamente in punto di morte. Vostra zia Peppina? Conosci qualche altra zia Peppina? No. E allora si tratta della mia. Ma quanto mi dispiace, e dunque quel bel donnone? No, non è un donnone, quella è zia Peppona. Zia Peppina peserà occhio e croce 30 kg. Forse 25. Forse 25. Ma ben distribuiti. Questo è certo. Ah, che disgrazia, che disgrazia. Che disgrazia. Allora io, andate, messer Bernardino. E altro c'è. Scusate se insisto, ma la vostra sposa è in casa? E perché? Beh, se la vostra sposa volesse, potrebbe essere lei ad ascoltare la canzone e giudicare se stono o non stono. Che ne pensate? Penso che per oggi è frantumato in maniera considerevole, Corbelli. Bernardino, non mi mortificate. Oh, e va bene, purché la facciamo finita. Vi ringrazio di cuore. Dunque siamo d'accordo, gliela suono, cioè gliela canto. Chiamatela. Tina! Tina! Sì? Oh, Tano, buondì, state bene? Bene, grazie. Sì, sta bene, ma pare che abbia un problema. Vuole farvi sentire una canzone. Una canzone? Sì, che è andata al festino. Il 6 giugno? Il 6 giugno. Insomma, deve dire se stona o non stona. Io. E chi se no? Signori miei, volevo metterci in testa che zia Peppina è più di là che di qua. Va bene, come comandate voi, mio signore. E ora vo' di corsa, non vorrei trovarla già seppellita. Ma certo che no. Messer Bernardino! Oh, che altro c'è? Salutatemi vostra zia Peppona! Ma zia Peppona sta benissimo, ti ho detto! E zia Peppina che è morta, cioè che sta male! Una ragione in più per salutarmela! Salutarti chi? Chi volete voi? Ah, d'accordo! Oh, Tina! Tano! Oh, Tina, quanto Tano! Oh, Tano, quanto Tino! Va ora, ti prego. E perché? Ci ha autorizzato tua sposa a stare insieme? Sì, ma la gente mormora. Entrami in casa. Pazzo d'amore per te. Sì, prego, smettila. Se torna il grullo, ci mettiamo nei guai. Ti riferisci al tuo sposo? Se dico grullo, a chi potrei riferirmi se non a lui? Ma si può sapere perché te lo sei sposato? Io ti ne conosco, ma francamente, scovare l'uno uguale a lui è un'impresa. La colpa è di mio padre. Sposalo, fammi contento. È grullo, però è ricco. E quando morirà zia Peppina, diverrà ancora più ricco. Questo mi ripeteva ogni giorno, ed io che potevo fare? Ecco perché messer Bernardino non vede l'ora di seppellire la cara zia Peppina. Sì, però credetemi, Tano, ricco, no, vi confesso proprio che non riesco a sopportarlo. È troppo... Troppo geloso? No. Troppo focoso? Ma che... Troppo maresco? Ma se ve l'ho detto, è troppo grullo. Prima o poi gli spacco una padella su quel cranio insignificante e me lo levo di torno. Ti capisco. Non lasciarmi, Tano. Se tu mi lasci o mi ammazzo, mi butto in mare. Smettila con questi discorsi. O meglio, prima ammazzo lui, poi ammazzo te e poi mi butto in mare. Tragedia inutile e opportuna, ammazza lui e basta. Va bene, allora ammazzo solo lui. Oh, bada, che scherzavo, ti ammazzi, ci mancherebbe. Non è mica un sorcio, uno scarafaggio. Beh, d'essere è uno scarafaggio, ma non lo si può mica sopprimere. Proprio non si può. Devo convivere con lo scarafaggio. Lo scarafaggio sta per ricevere una fortuna e tu vuoi eliminarlo? Dimmi un po', Tina. Bernardino, ovvero lo scarafaggio,
Meriterebbe quel po' di eredità? No. Del resto, un grullo come lui non saprebbe che farsene di tutti quei soldi, condividi? Pienamente. Viceversa, se i soldi finissero nelle nostre mani, sarebbe tutt'altra musica, sei d'accordo? Naturalmente. E infine, saresti contenta se tu ed io vivessimo con la santa benedizione del tuo caro odiato Scarafaggio? Magari. Ma questo è il sogno realizzato. Chi l'ha detto? Io ti assicuro che prenderemo, come suol dirsi, due piccioni con una fava. O meglio, due scarafaggi con una larva. E cioè, entrare in possesso di un cospicuo e tintinnante gruzzoletto, nonché stare insieme per un bel po' di tempo. In che modo? Te lo spiego subito. Gitina. Ma di Carolino? Che è successo, fratellino? Sta rientrando Bernardino. E allora, stai tranquillino. Lascio la poesia e torno a casa mia. Ma perché non hai ancora ascoltato la canzone? Anzi, già che sei qui, cantiamo insieme. Io? E chi sa cantare? Zitto e canta. E se sto zitto come zitto. Faccio a cantare? Canta, canta, ho capito. Permettete, signora, posso essere il vostro amante cessato. Basta ora, ancora qui. Le canzoni sono come le ciliegie, una tira l'altra. Io le ciliegie non le digerisco, ancor meno le canzoni. No, ma perché stoniamo? Se stoniamo la colpa è sua, è mio fratello, ma non ha la musica nel sangue come me. E sì, mio Bernardino, nelle mie vene non scorrono globuli, ma note musicali. Io invece ho patito recentemente una brutta emorragia e mi è rimasto solamente qualche gubernetto rosso. Nessuna traccia di note musicali. È vero, posso testimoniare. Avete finito? Io sì. Io invece... In realtà è finito anche tu. Ma perché fate così? Mi pare bello umiliare gli amici. Ah, ma che amici? Chi vi conosce? Ah, non dite così, vi prego. Avete visto? Avete visto? Avete mortificato. Mio fratello è un tipo alquanto sensibile. Roba da non credere. Lascio un rompiscatole e ne ritrovo due. Insomma, basta! La musica è finita e i suonatori se ne vanno? Perché il sottoscritto... Il sottoscritto? Il sottoscritto è a lutto! A lutto? È morta? È morta Zappepona! Ma no, Zappepina! È Zappepona! Ma sta benissimo! Oh, orso, lasciatemi solo col mio dolore. Lasciate che io affoghi nel pianto! Ma ridete o piangete? Ah, ti pare che io possa ridere in una situazione del genere? Ho patito, da cretino! Sono i nervi, non mi posso trattenere! Va bene, ho fatto nervoso! Che disgrazia! Che disgrazia è male! Che disgrazia, messer Bernardino! Piangete, sfogatevi, dopo starete meglio! Andiamo via, Tano! Bisogna avere rispetto del dolore altrui! Che disgrazia! Che disgrazia è male! Quando avrete esaurito il vostro pianto di disperazione, rientrate in casa che la cena è quasi pronta! Cara zia Peppina, buona e generosa zia Peppina, ti voglio bene, anzi benissimo. E com'era bella zia Peppina nel suo lettuccio di morte, tutta bianca, bianca, come un angioletto del paradiso. E io gli ho detto, zia, sei bellissima, la morte ti dona tanto, tanto. E lei mi ha nominato, oh non mi ricordo più, ah sì, mi ha nominato erede universale. Non so bene cosa significhi, ma mi hanno spiegato che tutto quello che apparteneva a lei adesso è mio. Sono l'uomo più ricco di tutto il paese, di tutto il mondo. Cara zia Peppina, ti prometto che ogni sera, prima di andare a letto, reciterò 100 preghiere tutte per te. 100? Ah, facciamo 10. E se poi le altre anime crepano d'invidia, no, una bella preghiera, lunga, tutta per zia Peppina, almeno una volta all'anno. E poi adesso che ho tanti soldi, potrò realizzare il mio vecchio sogno, comprare il giardino di zia Nicola, un giardino pieno di ogni ben di Dio. Che delizia! Voglio starmene sdraiato a pancia in su e mangiare
una pesca, e un'albicocca, un figo e una prugnetta, e ancora una pesca, un'albicocca, un figo, una prugna, una pesca, un'albicocca, un figo, una prugna, una pesca, un'albicocca, una pesca per tutta la giornata. Volete venire a cenare, sì o no? Non ora, ho appena sbucciato una dolce pesca profumata. Tu piuttosto sai tutto quello che devi fare. Alla perfezione. Benissimo, anche Lino sa tutto. L'ho istruito a dovere. E state sicuri che me lo cucino come si deve. Però quanto giurivo lo scarafaggio. Sì, ma adesso andate, non fatevi trovare qui. Sì, sì, a dopo Tina. Sposa cara, sposa bella, di questa casa tu sei la stella. Il tuo viso par quasi divino. Questo te lo dice Bernardino. Ti è piaciuta? Da morire. Sembrato alquanto giulivo stamane. Giulivissimo, colombella, giulivissimo. Sono contenta per voi. Anch'io sono contento per me. E dove andate di bello stamane? Oh, a compiere il dovere di padre giudizioso. Non avresti capito una sillaba? Non hai capito, colombella? No. Ma scusa, non ti sembra corretto che un padre pensi all'avvenire del suo figliolo? Il figliolo di chi? Oh, betta pazienza, del nostro figliolo. Abbiamo un figliolo? Non ancora, ma fra 9 mesi esatti avremo un bel pargoletto, baffuto e rubicondo. Cioè, paffuto e rubicondo. Perdonate, ma continua a non capire un beniamato piffero. Innocente colombella, dolce e innocente colombella. Ma per caso l'ho scordato che stanotte noi due... No, non l'ho dimenticato. Come potrei? Del resto è risaputo. Chi mangia fa molliche. E dunque noi stanotte... Abbiamo fatto una bella mollichina. Di conseguenza presto sarai la madre... Della mollichina! Del pargoletto che nascerà, hai capito? Sì, presto sarò la madre del brufoletto! Ora segui il mio ragionamento. Ci provo? Se tu sei la madre, io... Chi sono? Chi sono? Il pa... Il pa... Il pazzo dalle gare! Il padre! E un padre ha il dovere di pensare all'avvenire del suo figliolo. Ti pare sensato il mio ragionamento? Assolutamente. Assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente basta. Ecco, ti ho spiegato il motivo per cui stamane esco. Che motivo? Ma sei davvero citrulla. È un'ora che cerco di spiegarti ogni cosa, ma tu non capisci. Ribadisco il concetto. Ora vado dal notaio per ricevere l'eredità e oggi stesso firmerò l'atto di acquisto del giardino di Zio Nicola. Il giardino di Zio Nicola? Sì, per adesso voglio godermelo io e quando morirò fra 1000 anni apporterò il mio rampollino. Ma da quando Zio Nicola possiede un giardino? Da sempre, citrulla, da sempre. Ah, vi riferite per caso a quel pezzo di terra incolta che nessuno ha mai voluto? Ma che terra incolta? Se in tutti questi anni nessuno l'ha comprata è segno, mi pare, che si tratta di un cattivo affare. Non credete? Ah, sta zitta, l'affare è buono, buonissimo. Ci sono alberi da fare invidia al paradiso. E tu me la chiami terra incolta. Ma sei davvero citrulla? 2 volte citrulla. Citrulla, citrulla. Io alberi laggiù non ne ho mai visti, solo pietre. Vi dico che è un imbroglio. Ah, ma che imbroglio! Non è ancora nato l'uomo che possa imbrogliare il qui presente Bernardino. E ora ti saluto. Lasciate un attimo, lasciate che ti guardi meglio. Che altro c'è? Oh, mamma mia. Che ti è successo? Oh mio Dio! Ah, che ti è successo? A me? A voi? A me? Vi sentite bene? Io benissimo, non mi sono mai sentito meglio. Lo dicono tutti così? Vuoi farmi ammattire per caso o sei diventata citrulla? Ma dove? Dove andate, Bernardino mio? Vado prima dal notaio che mi sta aspettando. Perché? Perché proprio a voi doveva succedere una disgrazia simile? A voi che siete tanto buoni, perché? Perché? Ma che mi è successo? Avete una faccia, poverino. E che facciamo? E siete pallido, così pallido che par quasi che stiate morto. Lo stesso pallore di nonno Peppino, anima santa. Ma se non ricordo male, nonno Peppino è morto di malaria. Appunto. Oh, mamma mia, come scotta. Come scotto? Non scottate, non dire che scottate, ma già che scottate. Corra a chiamare un medico prima che sia troppo tardi. Oh, che disgrazia, immane.
sono Peppino, la ricordo perfettamente. Come potrei scordarla? Bianca, Bianca, Bianca. Poveraccio. No, ma è possibile che io abbia la sua stessa faccia? No, non diciamo corbellerie. Io mi sento benissimo. Non mi sono mai sentito. Oddio. Proprio benissimo, non direi. Oh, ma su via non sono certo in punto di morte, no? Sarà solo un po' di stanchezza, ecco. Del resto stanotte ne ho combinate di cotte e di crude. Non credo proprio di avere la malaria. Sarebbe bello che tutti quelli che di notte è... insomma, il mondo si svelerebbe con un'epidemia di malaria tutti i giorni. Sì, il fatto è che Tina molte volte si preoccupa e non ha nulla, ecco. Buongiorno. Sì, è chiaro. Infatti, giorno chiarissimo, una gran bella mattinata. E tu che vuoi? Che voglio? Niente. E dunque, che sei venuto a fare? E chi io? E chi se no? Sono venuto perché ero in campagna. Non ho capito. Sto andando in campagna. Ah, questo l'ho capito. E allora perché dite di non aver capito? Ho capito perfettamente che vai in campagna. Perfetto. Ma non ho capito che vuoi da me. Siccome vai in campagna. E vai in campagna, io me ne fischio. Ma perché te ne fischiate? Oh, ma insomma, vuoi spiegarmi perché stamane dovrebbe portarmi se vai in campagna o se vai al diavolo? Perché io ho pensato. Poiché me ne vado in campagna per i fatti miei, magari ne approfitto per rendere servizio al mio amico Bernardino che se lo merita. E perché? L'ho fatto male. E perché andando in campagna da qualsiasi altra parte dovresti farmi un servizio? Perché potrei procurare un po' di ricotta fresca. Non mi piace la ricotta. E allora una bella forma di pecorino. Non so che farmi del pecorino. E allora una bella mezza forma. Oh, ma insomma, io e i miei cavoli e tu vieni a parlarmi di ricotta, di pecorino. Ma la ricotta non saprei, ma i cavoli col pecorino. Si sposa una meraviglia. I cavoli. Col pecorino. Ah, ma i cavoli ce l'ho io, per conto mio. Va bene, ho capito. E non si sposano niente e con nessuno, meno che mai col pecorino. Carità, era solo un'idea. Dei vostri cavoli siete il padrone, potete fare tutto quello che volete. Ma, Bernardino, state bene? Non lo so. Non sapete se state bene. Non so se sto male. Ma avete una faccia. Lo so, sono un tantino pallido. Un tantino? Altro che un tantino, se posso parlare con franchezza, a me la vostra faccia pare di un bianco cadaverico. Dici? Dico, ma non vorrei farvi né preoccupare né impressionare, anche se... Anche se? Anche se basta. Oh, certo, non posso dire di sentirmi proprio benissimo. Ci credo con quella faccia che vi ritrovate. Come per caso, la stessa faccia di nonno Peppino. E chi è nonno Peppino? Quello che... lasciamo stare. Messer Bernardino, mi trovo leggermente preoccupato. Siete preoccupato? Leggermente. E alquanto impressionato? Siete impressionato? Alquanto? Ma su, con la vita magari non sarà una di serio. Appunto. E ditemi le gambe. Le mie gambe? E quali sono le mie? Due. Non dico vi tremano le gambe? Oh, levemente. E come ci divertici ma di testa fitta la fronte con spensezza della nuca? Non ho capito la parola. È chiaro, occlusione del cervello e il basso ventre. Ma sì. Una occlusione intestinale. In che senso? Ed evidente stato confusionale. La situazione mi sembra abbastanza definita. E allora? E voi lo state bene. Ed ormai è sodato. Tuttavia il problema è cornuto. Si tratta di malanno passeggero o di una grave malattia mortale? Ma non lo so. Chi lo sa? Ma che disgrazia! Ma che disgrazia è male! Ditemi, messer Bernardino, negli ultimi tempi vi siete affaticato? Affaticato? Sì, stanotte forse! Stanotte? E che avete fatto stanotte? Le molichine! Ma insomma, come ti permetti di picciarmi alla famiglia personale? Che dovene, io cercavo soltanto di capire... Ma insomma, basta! Sì, ma permettetemi di darvi un altro consiglio. Curatevi finché siete in tempo. E ricordate, finché c'è vita... C'è speranza! Allora che faccio? Che faccio? Ve la porto la ricottina fresca? Ah, no! E la mezza forma di pecorino? No! E niente ricottina, niente pecorino! Va bene, come non detto! Ah, imbecille! Con che coraggio si va a parlare di ricotta, di pecorino? Ad un disgraziato che ha una... Ma una conclusione intestinale non indifferente, senza parlare del ventre bassissimo, della gamba altissima! Ah, che disgrazia! E pensare che stamani ero così felice, così giulivo! Incosciente, ecco quel che sono un incosciente! Come si fa ad essere giulivi quando si ha un piede nella fossa? Ah, e ho anche paura che la febbre sia aumentata, sento brividi di freddo, mi tremano le gambe! E scotto! Ah, come scotto! Non scottassi, avrei qualche possibilità! Ma scotto! E dunque? Bernardino, che ti è accaduto? Che avete? Perché piangete? Non fatemi stare in pena, parlate! Sono in punto di morte! Ah, che punto, che morte! Voi scoppiate di salute, ve lo dico io! Voi scoppiate... Bernardino, voi scoppiate! Sento la vita che mi abbandona! Non siate catastrofico!
Scorbezzoli, Bernardino, avete una faccia. È la stessa faccia di Nonno Peppino. Chi è Nonno Peppino? Sto per lasciare questa valle di lacrime. Non dite corbellerie, non fatemi arrabbiare. Il problema... È cornuto! Non so darvi torto, ma insomma, bisogna stabilire la gravità della malattia. Oh, secondo te si tratta di malaria? Malaria? Ma non so, chi lo sa? Che disgrazia è male. Ma perdiamo la calma, ditemi, le gambe? Due. No, dico, vi tremano le gambe. Oh sì, lievemente. Cappuccino elettrici, mal di testa, fino alla questione della nuca? Non c'è la parola? Chiaro, questione del cervello, il basso ventre? Bassissimo. O questione intestinale? Non lo so. Febbre? Altissima. Ma la situazione mi sembra abbastanza definita. E allora non disperiamo, Bernardino, non disperiamo, d'accordo? Non disperiamo. Perché disperarsi serve a poco. Sono forse disperato io? Non mi pare. In effetti, perché serve a poco? È necessario invece essere forti! Forti, certo! Bravissimo! Ora so riconoscere la tempra vigorosa del nostro amico Bernardino! Ma abbandonare, Tarno, lasciarmi solo! Bernardino, la tempra! Forte! Bene, non dimenticate! Che mi consigli di fare? Per prima cosa andiamo a letto? Tutte e due, insieme! Ma che insieme? Voi andate a letto! Oh, è meglio che vado a letto! E che altro vorreste fare nelle vostre condizioni? No, vado a letto! Oh, Tarno, il mio sposo sta male! Non lo so! È la stessa faccia di... Nonno Peppino! Chi è Nonno Peppino? Lo so io chi era! Sono corsa in paese a chiamare un medico, ma ahimè non l'ho trovato, non so più che fare, Tarno, credetemi! Calmatevi, Tina, ci penso io! Ci penso a lui! Quel che ci serve è un medico in gamba! E siete sicuro di poterlo trovare? Fate conto che l'abbia già trovato! Oh, grazie, Tarno! Grazie, Tarno! Non ringraziatemi, questo è d'altro per il nostro amico Bernardino! Grazie, Tarno! Se mio marito dovesse morire... Io non muoio! Non muore, state serena! Promettetemi di non morire! Te lo prometto! Giurate? Giuretto! Mi possono accoppare se muoio! Che disgrazia è male! Fatemi coraggio, Tina! Fatemi andare a letto, voglio andare a letto! Sì, a letto, Bernardino mio! Voi, Tano, vi scongiuro, trovate un medico prima che sia troppo tardi! Che disgrazia è male! Sì, va a letto, caprone senza cervello, che qui il tuo amico Tano ti ha preparato un gran bel piattino! Tano! E allora? Tutto come previsto? E adesso dove è il genio? A letto, naturalmente. Mezzo morto di paura. Io direi tutto morto di paura. Poveraccio, in fondo mica appena. E a me no. E poi in fondo dovrebbe anche ringraziarci. Ah, e perché? Perché gli stiamo facendo un favore. Ma questa è bella. E quale sarebbe il favore? Tina mi ha riferito che lo scarafaggio avrebbe deciso di comprare la terra di Zio Nicola. No. E che se ne fa di una terra dove crescono soltanto pietre? Ma che ne so io? Ma zia, lo stato puro. Follia delirante. È tutto chiaro. Poiché siamo suoi amici. Impediamo di commettere questa sciocchezza. Così che il denaro anziché rubare dello zio Nicola. E lo rubiamo noi. Eticamente corretto. È ineccepibile. Anche perché il denaro che rispileremo andrà a Tina. A noi resterà una piccola parte del servizio reso. Però penso che la ricompensa che ti paverai tu sarà un po' più sostanziosa rispetto alla mia. Che cavolo te lo dico, la signora Tina, come ricompensa, non è niente male. Le tue volgari insinuazioni feriscono me ed offendono ella. Va bene, chiudo bene, io non intendevo né ferire te né offendere ella. Sei sicuro che non era le tue intenzioni offendere me, eccetera, eccetera? Lo giuro. Va bene, ti perdono. Grazie. Prego. E che si fa adesso? Per adesso lasciamo un po' nel suo brodo. Tano, Lino. Buongiorno, Tina. Tutto bene? Meravigliosamente bene. E adesso dov'è il genio? L'ho messo a letto, si è anche addormentato. Praticamente l'abbiamo tramortito. Sì, ma non è stato certo semplice, smaniava, era nervoso. Se l'è preso persino con quella poveretta di zia Peppina. Perché? Perché secondo lui zia Peppina lo vuole morto per non fargli godere l'eredità. Sta delirando, insomma. Sì, non ha la febbre, ma delira ugualmente. Adesso è anche tuo marito ha sempre delirato. Con o senza febbre? Benissimo. Tina. Oh, Tina mia, quanto sei bella quando ridi. I tuoi occhi brillano come due gemme preziose. Tano mio. Oh, Tina mia. Oh. Avete finito? Sì. Oddio, non abbandonare, non lasciarmi solo. Devo rientrare. Ma presto, amor mio. Oh. Presto, amor. Tu. Tina. Ehi. Di. Ehi, lì è per molto. No, ho finito. Ah. Buongiorno Lina. Buongiorno Lina, dove vai di bello questa mattina? Non ti riguarda. Ma perché sei sempre così così, così bella? Ho premura, arrivederci Tano. Buongiorno Lina. Ehi, dimmi. Te ne hai per molto? No, ho finito. Ora è necessario che vada a procurarmi il necessario. Il necessario? Ma tu sei citrullo o ci fai? E se ti dico che ci faccio, tu che dici? Che sei citrullo? E se sono citrullo, tanto vale dire che sono citrullo, ti pare? Il ragionamento non fa una grinza. Ma se il ragionamento non fa una grinza, ci vuol dire che tanto citrullo non sono. Ma vuoi smettere o no? E allora ne pigliati il citrullo e spiegami che cos'è questo necessario. Sto andando a cercare Coluccio. Il rigattiere. Esatto. E che ce ne facciamo di rigattieri? Stiamo forse cercando un medico? Ah, sì. E io che faccio?
Tu rimani qui, a bada dello scarafaggio. Quello non si sa mai, è imprevedibile. Nel caso uscisse di casa, tu lo blocchi e lo rimandi a casa. E nel caso non uscisse di casa? Rimani ugualmente a guardia della casa. In ogni caso dovrei restare qui, insomma. In ogni caso, salute. Va bene, pazienza. Tu guarda che mi tocca fare per amore di un fratello. E per quei quattrini che mi ha promesso. Costretto a star qui a sorvegliare lo scarafaggio. Cornuto, va. Rientrando. Dormito bene? E tu dov'eri? Io non t'ho vista. Se dormivi come un ghiro. È vero, mi sono isolato qui per qualche secondo. Qualche secondo? È da più di un'ora che russi. E tu come fai a saperlo? Mi spiaghi. Non spiarti, o figurati, o altro per la testa. Oh, io invece in testa soltanto te. Io credo che dentro quella zucca tu non abbia assolutamente nulla, nemmeno il cervello. Ma tu non mi vuoi bene. Non mi hai detto che te ne voglio. Perché non mi vuoi bene? Perché dovrei volerti. Perché io ti amo da morire. E già, bastasse solo questo. Non ti basta? No. Alina, scendi giù, devo e devo parlare. E parla, chi te l'ho previsto? Ma non così, tu lassù, io qua giù, via e scendi. Uffa, quanto sei noioso. E allora? Va bene, ma solo per un minuto. D'accordo. Mamma? Oh no, mamma. Mamma? Oh no, mamma. Mamma non mamma, mamma non mamma, mamma che vuoi? Se avessi le ali, vorrei fino a raggiungere il firmamento. Se tu avessi le ali, saresti semplicemente un sorcio con le ali. E ruberei una stella al cielo per fartene tu. A dir scemenze sei insuperabile. Sei crudele, di me non te ne importa nulla dunque. Assolutamente, indiscutibilmente, completamente nulla. E allora non mi resta altro che togliermi la vita. Ah, non recitare tragedie, non ti si addicono. Ma davvero non sei di nulla per me? Né caldo, né freddo. E allora mi ammazzo? Ah, l'hai già detto. Non mi credi capace? Io credo che tu sia capace solamente di dir bugie e scemenze. Ma che bugie avrei detto? Ma che io amo da morire, non mi resta che togliermi la vita. E poi te ne stai qui giornate intere sotto la finestra di Tina, conveniente da strapazzo. Ma davvero credi credo che io... Credo solo a quel che vedo io. Ti giuro che sono qui perché Bernardino sta male. E chi ha? Quando arriverà il medico lo saprei. E l'attesa del medico tu tieni compagnia a Tina. Ma no, ti dico. Usato, io ce lo sto figurando. Ma invece sì. E invece no. Ma Alina, non capisci che i miei occhi vedono solo te? Che di te sono pazzo. Tu sei pazzo e basta. Credimi che mi vuoi bene e mi renderai l'uomo più felice del mondo. Io dirti, ma sei scemo. La tua bocca non dice quello che il tuo cuore prova. Mi hai stufato, Lino, me ne torno a casa. Ma no, ti prego, resta. Resta tu, se vuoi, a sospirare amore alla porta di Tina. Ah, insisti. Ascolta, se mi prometti che manterrai il segreto, ti racconto di cosa. Cos'altro vuoi inventarti? Vieni. Sei ancora più bello. Se non ti allontani ragionevole distanza, ti assesto per quel tanto calcio dagli stinchi. Meglio così morirò felice fra le tue braccia. Mettila, ti dico. Ma che me lo dai un bacio solo? Cosa, ma sei scemo? Io un bacio piccolo piccolo. No. Ma che c'è? Detto no. Ma che ti costa? Sei testardo, eh? Non demordi mai tu. Mai. E poi mi lascerai in pace? E poi ti lascerò in pace? Va bene, ma sia chiaro, uno solo. Lino, io ti ho dato un bacio, ma tu ce ne sei presi tre. E allora due, ti restituisco subito. Lino! Buongiorno, Alina. Buongiorno, Tano. Io torno a casa. Arrivederci, Lino. Arrivederci. Com'è bella, vero? Sì, ma adesso... È dolce, vero? Sì, bella e dolce. Ma stanno a sentire o no? Sì, va bene. Ho qui tutto l'occorrente per il medico. Mi sono procurata anche una barba. Benissimo. Visto che va tutto così bene, preparati. Ma perché? Il medico è imbecille. Ma che medico è imbecille? Eravamo d'accordo che l'avresti fatta tu. Io non ne sono capace, quindi. Nemmeno quindi. Lì non fare storie. Ti ho già visto come diare e noto che sei molto in gamba.
ma ti ringrazio per gli apprezzamenti, ma non mi va di farlo, e quindi indossa questo costume o ti prendo a schiaffi. E va bene, mi hai convinto. E però bada che se finisce male, io non assumo nessuna responsabilità. Era benissimo, fa presto. Tanolino, la situazione mi sfugge di mano, credo che sia del tutto andato fuori di testa. Che dominato, muoviti! Si lamenta, si agita e poi improvvisamente ha iniziato ad urlare. Urla. E che urla? Sbrigati! Che non intende morire da solo come un cane. Hai finito? Si è alzato dal letto e va su e giù per la camera ripetendo come un matto che vuole uscire. Dove vorrebbe andare? Sbrigati! Che ne so? Ho tentato di calmarlo assicurandogli che sarei andata io stessa a sollecitare l'arrivo del medico. Ti concedo 8 secondi, poi t'ammazzo! Ma lui continua a dire che dentro casa si sente soffocare e che abbiamo abbandonato tutti, assassini! Lo senti? Lo senti? Devo uscire questa casa! Bernardino, ma siete impazzito! Uscire nelle vostre condizioni! Se proprio devo morire, pretendo di morire in piedi all'aria aperta, perché nessuno ci accorgi! Dov'è sto medico? Calmatevi, calmatevi, è qui! Certo, non è stato semplice, ma sono comunque riuscita a convincerlo di... Ci conosciamo, dottore? Sì, certo che no! Ne siete certo? Sì, certo che sì! Eppure voi mi ricordate? Non insistete, buon uomo, e fatemi una ragione. Non mi conoscete. Sono sicuro di trovarvi per la prima volta dinanzi al vostro cospetto e voi per la prima volta dinanzi al mio. Ma io avrei giurato! Non insistete, buon uomo, e fatemi una ragione. Non mi conoscete? Se pure foste sicuro di conoscermi, io sarei tanto sicuro di non avervi mai visto in tutta la mia vita. E dopo cosa taglia la testa al toro? Ho capito. E dubito. Dunque, non siete di queste parti? No, il nostro dottore viene da lontanissimo, non è vero, dottore? Certo che sì, anzi, vi dirò di più. Vengo da così lontano che non ricordo più da dove vengo. Eppure, sono sicuro che sono partito proprio da lì. Ma comunque, dov'è il nostro malatino? Conducetemi tosto da lui. È qui, davanti a voi. È lui il malatino. Sono io il malatino, non si vede. Altro che, si vede ad occhi chiusi. Anzi, vi dirò di più. Si vede ad occhi chiusi. Dunque posso affidarmi serenamente alle vostre cure? Ad occhi chiusi? Siamo intuisco già qual è il vostro malanno. È grave? È grave! Che calma, signor, che calma! L'intuito è un gran dono al fine di mettere una sentenza, cioè una diagnosi veritiera, e quindi un buon medico ha bisogno di ben altro. Non ho capito. Antonio! Ante omnia, in eceste spalpare, ascoltare, eccetera, eccetera. Non ho capito, ma notatemi il pensiero. Siamo in ottime mani, Bernardino. Ma mi sante. Dottore Celentissimo, se credete possiamo incominciare la visita. Va bene, io sono pronto, voi siete pronto. Pronto. E io vi dirò di più, io sono pronto. Io prontissimo. Ma benedetto paziente, abbiate la pazienza e non fatemi perdere la pazienza. Ma come potrei visitarvi qua fuori? Su via paziente, entriamo in casa pazientemente. Oh, no, in casa no. E perché no? Soffoco. Non fate il bambino. Ho detto no, punto. Ma il dottore non può visitarvi. Oh, in quella casa non ci vado, punto. Siete più testardo di un mulo, punto. Oh, dottore eccellentissimo, quella casa apparteneva a zia Peppina. E dunque trattasi di casa maledetta. E io in quella casa non vi faccio visitare. Due punti, punto, punto. Dottore eminentissimo, perdonate questo increscioso inconveniente. Credete di risolvere il problema ugualmente? Rima e punto interrogativo. Naturalmente, amico mio, naturalmente. Rima e punto definitivo. Perché il nostro malatino si ostina a voler rimanere qua fuori? Transient. Non sarà una visita del tutto ortodossa, ma mette quello. Del resto, bisogna sempre rispettare la volontà del paziente. Or su, buon uomo. Sdraiatevi su questa panca. Oh, subito, dottore. State zitto! Oh, sì, signore. Proprio ciò che supponevo. Oh, è molto grave. Dottore, parlate con franchezza. Io e il mio sposo siamo pronti a tutto. Quasi a tutto.
posto. Ditemi, che dolori avete avuto? Oh, petto, gambe, fianchi. Petto, gambe, fianchi. Oh, dottore, ditemi la verità. Si tratta di malaria. Ma scruso? Oh, hai sentito, Tina? Non è malaria. Ditemi il ventre. Ma sì, sì, no. Naturale. Capogiri, vertigini. Anche, dottore. Naturale anche questo. Nausea. Anche, dottore. Adesso, mentre vi guardo, mi viene da vomitare. Innaturale, assolutamente innaturale. E allora, dottore, di che si tratta? Nella mia lunghissima attività professionale ho avuto a che fare con centinaia e centinaia di malattie, ma soltanto una decina di volte mi sono trovato in casi come questo. Sono forse pericolo di vita? Non diciamo sciocchezze. Dunque non dobbiamo preoccuparci. No, non dovete preoccuparvi, anzi, vi dirò di più, non c'è ragione di preoccuparsi. Avete sentito, Bernardino? Non c'è ragione di preoccuparsi. Sono contento. Direi anzi che in situazioni simili molte volte ci si rallegra. Sì, dottore, ma per quale motivo dovremmo rallegrarci? Per il semplice fatto che qui siamo in attesa di un bimbo! Un bimbo? Oh, sono contento! Ma, dottore, una domanda. Dite pure. Ma se è la mia sposa ad essere incinta, come mai sono io a stare male? E chi ha detto che la vostra sposa ad essere incinta? Oh, ma io avevo capito no, che... No, ma siete voi che siete incinta. Voi? E poi voi? Voi. Sì, incinta, guarda! No, no, ma che stai dicendo? Siete certi invece che non c'è malaria? Ma Sofia, volete che confonda un caso di malaria con una semplicissima e naturalissima gravidanza? Ma dottore, ma cosa faccio io con mio comporto in questa situazione? Non dovete fare altro che nutrirvi bene, o riposarvi bene e soprattutto aspettare. Aspettare? Oh, dottore, ma che aspettare? Io non aspetto niente e nessuno, avete capito? E non fate così, mio signore! Io dovreste essere felice! Oh, ma siete impazziti di tutti! Ma io non comprendo la ragione per cui vi state così preoccupando. Dovreste essere felici per questo bimbo che viene al mondo. Hai sentito, Tina? Dovremmo anche rallegrarci! Tina! Moglie infame, moglie indegna e scellerata! Tu hai la colpa tua! Ma che state dicendo? Guardatela, come fa la santanellina! Dottore Celentissimo, io so bene come è venuta questa disgrazia! È sua la colpa sua, di quella depravata, senza scrupoli e senza pudore! L'altra notte, di sopra, sempre di sopra voleva stare! Perdonatemi, Bernardino, cosa potevo sapere? Oh, sta zitta, t'ammazzo! Calmatevi, Bernardino! Oh, tu fatti i fatti tuoi! Oh, dottore Eccellentissimo, io l'avrò detto almeno un centinaio di volte! E stiamo attenti, Tina, stiamo attenti! Se tu mi sei sempre sopra, se insomma facciamo le cose al contrario, potrebbe capitare una disgrazia! Questo le ripetevo sempre, ma lei, maledetta, di sopra! Di sopra voleva stare! Perdonatemi, Bernardino! Mai mi ha spinto a fare le cose contro natura e la natura si è vendicata su di me! Ma vi prego, buon uomo, potrebbe nuocere al bambino! Oh, dottore, mi è sorto un dubbio atroce! Dite pure! Quando uscirà questo figliuolo? Papà, non credo vi siano altre vie se non quella alla quale state pensando! Oh, è disgrazia! Perdonate, non c'è qualche altro rimedio? Il rimedio c'è, amico mio, c'è, ma io sono estremamente contrario a questo tipo di pratica. Oh, io no, qual è il rimedio? Ma quindi se ho ben capito, voi il bimbo non lo volete? Oh, non lo voglio! E quindi se volete rinunciare al parto, io potrò liberarmi. Oh, grazie, dottore! Come? Ma ripeto, io sono estremamente contrario a questo tipo di pratica, sia come uomo che come medico. Io come uomo e come gravido non ho alcuno scrupolo, procediamo! Procediamo. Dunque, fate molta attenzione a ciò che vi dico, qui occorre molto tempo, molta pazienza e soprattutto molto denaro. Ah, non ho problemi. Ma io non vi ho chiesto se avete problemi, io ho chiesto se avete denaro. Ah, sì, ce l'ho. Avrei dovuto comprare un appezzamento di terreno, ma non me ne importa più nulla. Ora sono disposto a spendere fino all'ultimo centesimo. Oh, quindi se i soldi non vi mancano... Dottore, perché insistete? Ve l'ha già detto. I soldi ci sono. Vi dirò di più. I soldi ci sono. Sì, ma amico mio, io ho il dovere di accusare. Procediamo. E dunque, fate molta attenzione a ciò che vi dico, ripeto. Se non seguirete la lettera, tutto ciò che vi dirò sarà tutto inutile, ma soprattutto pericoloso. Potreste perfino lasciarci le penne. Oh, segui la lettera. Che devo fare? E che deve fare? In primis, riposo. Riposo. Riposo, che questo è facile. In secondis, dovreste affidarvi a un'esperta infermiera che giorno e notte
soprattutto la notte, vi preparerà tisane, vi preparerà da mangiare, eccetera, eccetera. Oh, e anche questo è facile. Ci pensava mia sposa, Tina. La vostra sposa? Dottore, ma siete impazzito? Dottore, io sono pronta a sacrificare la mia vita per Bernardino. L'avete sentito, dottore? No, siete per caso un'infermiera voi? No. Avete mai assistito a un parto rientro? Mai. Avete mai avuto dimestichezza con le medicine? Mai. E volete dunque che vostro marito ci lasci le penne? No! Perché qui occorre un'infermiera. Ma dottore eccellentissimo, quando vado a cercarla questa infermiera? Non preoccupatevi per questo, mi metterò io in contatto con un'esperta infermiera che verrà ragguagliata sulla cura e su quant'altro. Ovviamente, trattandosi di un'infermiera eccezionale, altrettanto sarà il suo compenso. Oh, non dubitate, sarà pagata profumatamente. Anche di più. Anche di più, se necessario. Bene, avete da farmi qualche altra domanda? Oh, certamente, dottore. Per quanto tempo devo seguire la vostra terapia? Per 13 mesi. 13 mesi? Sì, per tutto il periodo della ipotetica gravidanza. Dottore, perdonate la mia incompetenza in materia, pure. Ma solitamente una gravidanza non dura 9 mesi. No, per la donna è di 9 mesi, mentre per l'altro, per l'uomo, è di 13 mesi esatti. Ho capito. È superfluo ricordarvi che dopo questi 13 mesi di cura sarà necessario un lungo periodo di convalescenza, durante il quale dovete stare sotto strettissimo controllo. Un lungo periodo? Quanto lungo? Ma possiamo ipotizzare fino ad ora 5 mesi! 5 mesi? Oh, ma è proprio indispensabile! Indispensabile se non volete rischiare pericolose ricadute! Ci mancherebbero anche le ricadute! Quindi affidatevi serenamente alla mia cura e state sicuro che fra 18 mesi ritornerete sano come un pesce, vispo come un fringuello e forte come un toro! Grazie, dottore, grazie! Un'ultima, ma non meno importante, raccomandazione. Durante questi 18 mesi di cura sarà necessario che voi non abbiate rapporti intimi con la vostra sposa, anzi, sarà meglio che la vostra sposa dorme in un'altra stanza. Ah, dottore, ma che rapporti intimi? Io, con quella sorella lì, ho chiuso mai più, né sotto né sotto. Meglio, meglio, la prudenza non è mai troppa. E ora, col vostro permesso, andrei via. Oh, grazie, dottore, grazie. Bernardino, avete dimenticato di chiedere un orario? Oh, hai ragione, dovevo la testa. Ma Tano, già che tu sei suo amico, chiedilo tu. Magari mi fa anche lo sconto. Come bisogna trovare la strada giusta, credimi. Le ho tentate tutte, credimi. Ogni uomo ha il suo tallone d'Achille, credimi. Lino è invulnerabile, non ce l'ha il tallone d'Achille, credimi. Bellissime madonne, i miei omaggi. Ecco qua il nostro Lino. Esatto, si parla del diavolo e spuntano le corna. In Cusco si parla sempre. Ecco, è tutto eccezionale. A dirla tutta, Lina parla spesso di te. E come tutte le ragazze innamorate, non fa altro che ripetermi quanto tu sia galante, affettuoso, premuroso. Ovviamente anch'io sono innamorato di lei. E dunque dov'è il problema? Per lui va sempre tutto a gonfie vele. No, ma che impressione che tu ce l'abbia con me. Intanto fatto centro per la seconda volta. Ma no, sta tranquillo, non ce l'ha con te. È solo che, insomma, quando credi potremmo assaggiare questi sospirati confetti. Che confetti? Sprechi il tuo fiato, Tina. Ah, se intendi il matrimonio dipendesse da me, la sposerei oggi stesso, Lina. Da chi dipende, se non da voi due? Ogni cosa a suo tempo.
ogni frutto matura nella stagione giusta. Piuttosto ditemi, come sta il nostro malatino? No, sta bene, benissimo. Non l'ho mai visto in questo stato di grazia. Ma ciò vuol dire che l'aver evitato una gravidanza l'avrà messo di buon umore? Infatti, non c'è dubbio. Non fa che benedire il medico che gli ha dato la cura. È un'arca di scienze, ripete 100 volte al giorno. Un santo, un angelo del paradiso, un vero luminare della medicina. Ma qualcosa è molto gratificante. Hai visto, Lina? Che belle soddisfazioni. Smettila di pavoneggiarti, non è davvero il caso. No, non mi pavoneggio affatto, anzi non posso prendere coscienza di talune capacità. E quindi se un giorno mi viene il grimizzo, mi metterò a fare meglio. Allora, cosa è successo? Io non ce la faccio più. Che cosa ha combinato il malatino stavolta? Dina, io non riesco più a sopportarlo. Sono passati solo 5 mesi e già ti sei staccato. Un po' troppo presto, mi pare. Non posso sapere che ha fatto. Ti prego, lasciamo perdere. Come lasciamo perdere? Ti vedo stravolto. Lasciamo perdere. Va bene, dov'è adesso? A letto, sta riposando, ci trovo. Va bene, allora lo tengo d'occhio io per un po' e nel frattempo preparo il pranzo. Ti faccio compagnia io, Dina. Grazie, Dina. Io lo so. Prima o poi accadrà. Cosa accadrà? Ammazzo. Ma su via, io gli ho promesso che sei un infermiere espertissimo, eccezionale. E io l'ammazzo. Su via, spiegami, siediti e spiegami che cosa è successo. Tralasciamo il fatto che non mi concede pause né di giorno né di notte. E trascuriamo questo problema. Tutte le ore sono buone per lui, mi chiama continuamente, mi chiede questo e quest'altro, senza un attimo di respiro. Sì, ma tu gli hai detto che il problema in definitiva è trascurabile. In effetti il vero problema non è questo. Continua. Tralasciamo anche il fatto che mi costringe ad imboccarlo tutte le volte che deve mangiare. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere anche il fatto che ogni volta che deve andare in bagno pretende che l'accompagni io per aiutarlo. Che facciamo? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Il vero tormento, l'affare veramente serio, è che il nostro amico... Il nostro amico. Il nostro amico? Sì. Allunga le mani. In che senso? In quel senso! Lasciamo perdere. Ma perché lasciamo perdere questo animale? L'ammazzo! Ma via, alla fin fine che fa? Ti ho già detto che mi tocca, idiota. E va bene, ti tocca. Ma come ti tocca? Mi tocca, mi stringe, mi palpeggia, insomma mi dà fastidio, io mi sono abituato. Ma tu fallo toccare, fallo palpeggiare, mica sei una donna. Appunto. Appunto che? Fossi una donna, e posto che quello scarafaggio con le occhi da porco mi piacesse, potrei anche essere lusingata delle sue attenzioni, sebbene un tantino volgari. Ma io non sono una donna! E nel caso fossi veramente una donna, non mi piacerebbe comunque! Mamma mia, che ribrezzo! Ma vedi un po' cosa deve sopportare una donzella per me! Non sarà circa l'agitazione, ma ti vedo alquanto confuso circa la tua identità! Vai, prendi il giro, guarda che io sono maschio, hai capito? Oh, fratello mio, agli occhi di Bernardino sei una femmina. E che femmina! Ma smetto di prendo a calci, così mi aiuti, vero? Un attimo. Mi pare che io ti abbia aiutato a farti dormire sotto lo stesso tetto di Bernardina e nello stesso letto con Tina. Che altro vuoi? Vorrei solo non dovermi difendere tutti i santi giorni da quel maniaco satanato. Quando si riceve un cospicuo beneficio bisogna essere disposti a pagarne il dazio. Buongiorno, messer Bernardino. Saltaterino. Prospena bella, prospena dolce. Mi hai preparato il pradino? La polpetta avvelenata, mi darei... Il pradino sarà pronto fra 5 minuti! Brava, la mia prospettiva che mi assiste con tanto amore. Oh, ma perché mi sfuggi sempre? Io voglio le coccole e tu crudele, mi sfuggi. La mia prestazione professionale non prevede le coccole. Ora tacchi a poco. Messer Bernardino, mi trovo in forma. Informissima, Linuccio, mi sento un leone. Ora basta, non fatemi arrabbiare. Oh, guarda da là, mi c'è ancora più eccitante, sono bella. Aspettatelo, vi dico, se lo sapesse vostra moglie, insomma, non è decoroso. E voi fareste una pessima figura. Oh, non me ne importa nulla, sei troppo, troppo bella, prosperina. Io sono una ragazza seria e queste cose non mi piacciono. Chiaro? Vado a preparare il brodino. Va bene, preparo il brodino, è meglio che niente. Femmina, vero? Mi piace troppo, credimi. Seppur con fatica vi credo. A te piace? Ah, che volete che vi dica? Non ti piace? Diciamo che è il tipo che non fa per me. Non ti piace perché sei una bestia. Ma cosa vuoi capirne tu di donne? Che non sei capace di distinguere una capra da una pecora? Sarebbe peggio se scambiassi un caprone per una pecora. Bella, bionda, formosa. Oh, mi fai impazzire quella ragazza? Io ho detto fra noi... Messer Bernardino, mi meraviglio di voi. Anch'io mi meraviglio di me. Avete pensato ad altro? Non ci riesco, non ci riesco. Ah, se potessi rimanere con lei almeno...
almeno una notte sola. Riesce ad immaginare quello che accadrebbe? Immagino. Ma il problema, sai qual è? Quale? Che Prosperina dorme nella stessa camera di Tina. Lo so. Non posso certo rischiare di entrare in camera di Tina. Non vi rischiate nemmeno. Fregate in pieno. Ma non pensateci neppure. Ma è possibile, perché insisti? È perché voglio essere sicuro che facciate mai una pazzia simile. Mai. Però... la tentazione è forte, la carne urla! Per fortuna che il pesce è muto! Ti confesso che mi sono innamorato! L'amore non teme ostacoli! L'amore è cieco! Completamente! E non ti nascondo che anche un'ottima infermiera, da quando c'è lei mi sento davvero meglio! Sì, lo vedo! Sono rinato e per questo devo ringraziare quel santo medico e tuo fratello Tano che me l'ha fatto conoscere! Si è comportato davvero amico! Sapete come è fatto Tano? Un vero amico! Appena saputo la vostra situazione salutare, ha preso il toro per le corna! E ha risolto la questione. Un bravo ragazzo per davvero. Sì. Ma a proposito, dove si è cacciato? È parecchio tempo che non lo vedo. Ma sapete, Dani, uno zingaro, vaga, un giorno qua, l'altro là, l'altro là. Hai ragione, un tipo scombinato, però è generoso, non lo si può negare. E anche tu, sembra un ragazzo servizievole e discreto. Vi ringrazio per gli apprezzamenti, ma state sicuro che non li merito. E invece li meriti appieno. Ecco il brodino per Bernardino! Su da bravo! Prima il brodino, poi la medicina! Altro che brodino, tu sai bene quel che vorrei da te? Fallo con la mano! Fammi una carezzina! Non fate il cattivo bambino e bevete il vostro brodino! E prima il bacino e poi il brodino! Niente bacino, solo il brodino! Su, messer Bernardino, e prendetelo questo brodino! Lo sentite? Ve lo dice anche Lino! Bellino non conta perché è un cretino! Se non lo smettete, vi stacco il nasino! E allora che fa il malatino? Non vuol bere il suo brodino! Sofia, da bravo Bernardino! Quel che fate non è carino. Dammi sto brodino. Finalmente! Siete davvero un uomo fortunato voi, coccolato da una bella moglie e curato da una bravissima infermiera. No, avrei preferito il contrario. Cioè? Curato dalla moglie e coccolato dall'infermiera. Dunque questo è l'amore che mi portate dopo tutto quello che patisco per voi. Ma io scherzavo, sposa mia, non intendevo di certo. Ma sì che scherzava il nostro monellaccio. Queste cose non si dicono nemmeno per scherzo. Tu via, Tina, non te la prendere. Tuo marito, poiché sta meglio ed è di buon umore, fa il burlone. Sì, è vero, anzi vi dirò di più, mi sento come se avessi mai avuto alcuna malattia. Ci vuol dire che la cura ha sortito effetti assai benefici. È chiaro, chiarissimo, evidentissimo, inconfutabile. Voi vi sentite bene ed io sono contenta. Tuttavia bisogna essere cauti, bisogna continuare la cura scrupolosamente. Ascoltate la voce dell'esperienza e della saggezza. Certamente. Niente imprudenze, vi raccomando. Niente imprudenze. Niente imprudenze. Dietro l'angolo si nascondono mille insidie, 100.000 pericoli. Certamente. Non vorrete rischiare di crepare giusto adesso? Ma ci mancherebbe altro. Mettere a repentaglio la vostra vita giusto adesso sarebbe un disastro. Sarebbe una tragedia se moriste giusto adesso. È giusto adesso che la famiglia cresce. La famiglia cresce? Che significa? Nel senso che aumenta di un'unità. Nella casa di Bernardino sta per nascere un bel bambino. Fatemi la cortesia e non ricominciate con la poesia. Non avete ancora capito? No. Sta per nascere un bel pargoletto. Ah, ma che pargoletto! Se sto seguendo la via proprio per non farlo nascere. Che c'entrate voi? Voi il problema l'avete già risolto. Appunto. E allora è vostra moglie che aspetta un bimbo. Sì, ma è stato interessante. Interessantissimo. Sarà interessante, ma a me scoppia la testa. Tutte queste gravidanze in un sol colpo vanno... come dire? Stabilizzato. Contrariato? Fastidito? Disturbato? Rincoglionito! Allora non siete contento. Oh no! Ricordate, lo aspettavamo con tanta ansia questo pargoletto, mio signore. Sono contento, ma poi la situazione si è complicata. Il bambino avevo dovuto averlo io. O sbaglio? No! Allora? Non avete mai sentito parlare di parti gemellari? Naturalmente, è già successo tante altre volte. Ne avremmo concepito uno ciascuno. Giusto un anno fa ho assistito a una coppia di sposini che hanno partorito ben 3 gemelli. Uno e mezzo per capita. Ma no, sciocchino! Uno l'ha tirato fuori lo sposo e due la sposa. Possibile. Possibilissimo. Madre natura è davvero singolare e stravagante. E da prima si è presa a gioco di voi e adesso è toccato a me. Proprio vero. Un momento, tutti i conti non tornano. Come mai abbiamo saputo della doppia gravidanza in epoche diverse? Che volete dire? Intendo dire che ognuno di noi l'ha saputo 5 mesi una dall'altra.
Come mai? Regolare! Regolarissimo! Perché madre natura è stravagante e bizzarra! Bizzarra di poco! Prima io e poi la mia sposa. Avessimo tenuto in casa una gatta, sarebbe rimasta incinta anche lei. Probabile. Ma tutto è bene quel che finisce bene, no? Dunque diventerò padre, per voi dire, regolare? Regolarissimo! Un momento, zitti tutti! Se nascerà un maschio, intendo chiamarlo Dano. Bella idea! Dano infatti è stato il mio salvatore e non saprò mai ricompensarlo del bene che mi ha fatto. Potete dirlo forte! Come tutte le persone sincere e generose, Dano si è comportato davvero amico. Ha compiuto la sua buona azione ed è sparito senza richiedere alcun compenso. Ce ne fossero uomini come lui. Parole sante. Se invece nascerà una femmina, intendo chiamarla Prosperina. Oh, sono d'accordo con voi, anche a me farebbe molto piacere. Io sorriderò commossa e confusa. Anche Prosperina infatti devo la mia eterna gratitudine, in quanto continuerà ad assistere me, ma soprattutto avrà cura di mia moglie durante la gravidanza. Però credo che un aiutino la piaccia tanto. Benissimo, non si tirerà mai indietro per aiutarmi. Sposa mia, 5 mesi fa le dissi che presto avrebbe avuto un bambino, ma lei non ha voluto credermi. Perché ancora una fanciulla inesperta, ecco. Amici, non mi sembra ancora vero, ripetetemelo ancora. Ditemi che non sto sognando. Presto io sarò padre! Bravi, bravi, questo è il futuro della compagnia Colpi di Scena ed io sono orgoglioso di avere questi giovani in compagnia. Però ve li voglio presentare. Vito Vicino, Rosa Centola, Vittorio Ianora, Pietro Laico, Federica Vandaca. E così questa è la compagnia Colpi di Scena. Augurandovi a tutti una buona serata, mi auguro di rivedervi ancora nel nostro Teatro Vita. Grazie. E grazie a voi. Grazie a tutti.